sulla Fordova 79. Benvenuti ragazzi e ragazze. Certamente sì. Allora, oggi siamo qui per parlare di una polemica che sta scoppiando in rete ultimamente. Per chi non frequenta la rete magari non lo sa, però per chi gira sulla rete c'è una grossa polemica su Life is Strange True Colors, il nuovo gioco di Square Enix, uscito appunto pochi giorni fa a settembre, disponibile per tutte le piattaforme, è un gioco che noi porteremo tra l'altro su Twitch, quindi seguiteci. Quale che ci gioco io, perché ha detto che non è complicatissimo. Sì, sono proprio i pulsanti da spingere, è il gioco ideale per lei, amici. Sì, perché già dal terzo pulsante mi inizio a trovare un po' in difficoltà. Allora, scusate se guardo sempre dritto, perché però ho la telecamera messa in basso e mi viene spontaneo guardare dritto e non guardare in vero, basso. Io intanto ci penso e la guardo, poi però ti torno a guardare. Troveremo la posizione giusta quanto prima. Allora, di che cosa stiamo parlando? Praticamente, questo è un gioco, insomma, non spieghiamo il gioco per chi non lo conosce, questo poi ne parleremo appunto quando avremo il gameplay del gioco. Però praticamente cosa succede? Allora, proprio all'inizio del videogames, questa ragazza arriva in una cittadina del Colorado, dove al suo ingresso, diciamo così, trova un negozio di tesori del Tibet, dove, pensate un po', dato che il negozio è tesori del Tibet, ha esposto una bandiera, indovinate di che cosa? Del Tibet. Esatto, come hai fatto a indovinare? Come hai fatto a indovinare? Già. Amici, questa cazzata, scusate, ha provocato un casino assolutamente inenarrabile in Cina. Praticamente c'è una rivolta popolare contro questo videogame. Ma sono fatto caso solo loro, perché comunque io ho visto la presentazione e ci avevo manco fatto caso alla bandiera tibetana. Sì, sono sincero, e se non me lo dicevano neanche io. Non l'avrei neanche saputo. Poi mi hanno detto: ma hai visto cosa sta succedendo? Io non ci potevo credere. E sono successe cose inenarrabili. Adesso vi faccio vedere, magari a schermo intero, la bandiera in questione sul negozio. E vi faccio vedere anche un commento, ad esempio, di quello che sta succedendo su Steam. Perché praticamente si stanno riunendo le persone per buttare giù il videogame, sta facendo delle recensioni negative. È una cosa incredibile, amici. Cioè, un creatore di videogames non ha neanche la libertà di mettere su un negozio dei soldi del Tibet e la bandiera del Tibet. Magari tra l'altro fatto in una città malizia. Del Colorado. No. Non l'ha fatto neanche con malizia. Sappiamo, insomma, che ci sono stati, insomma, negli anni 50, sapete, insomma, un po' la storia tra Cina e Tibet, l'invasione della Cina, la resistenza del Tibet, gli 85.000 morti, 85.000 morti che ci furono, se non sbaglio, tra il 59, 58, 59, 60, insomma, in quegli anni lì, 59, facciamo così, per essere più, per dare una data, 85.000 morti tibetani, circa 2.000 cinesi, appunto per questa cosa. E i cinesi probabilmente non in Cina non si parla del Tibet, cioè non proprio si bypassa, è un po' come Voldemort nel Signore degli Anelli, non si può, no, nel Signore degli Anelli, in Harry Potter, scusate, è innominabile, l'innominabile appunto, e il Tibet è innominabile. E però noi non capiamo assolutamente questa polemica. Allora, il gioco, noi siamo sinceri, non ci abbiamo mai giocato a nessuno dei precedenti capitoli. Abbiamo preso questo e lo porteremo su Twitch, lo proveremo lì, poi daremo lì le nostre impressioni. Però ci sembrava davvero assurdo che il gioco venisse buttato giù, cioè, comunque c'è da gente, una comunità che ha lavorato per una bandiera, gente che ha lavorato, gente che si è impegnata per questo videogame, ha investito, e adesso perché ha messo una bandiera, basta. Tra l'altro è una cittadina del Colorado, quindi neanche a dire che hanno preso una cittadina cinese e gli hanno messo la bandiera del Tibet. Allora uno poteva magari risentirsi un po' della cosa, ma qui parliamo, amici, praticamente di una cittadina del Colorado dove c'è un negozio da soli del Tibet e ha la bandiera del Tibet. Ma cioè, come qui a Roma, chi vende i souvenir su Roma, magari fuori c'è esposto, che ne so, un cartello con disegnato il Colosseo. Non è la prima volta. I souvenir di Roma, quindi c'è una cosa magari che rappresenta Roma, il Colosseo. Ricordate con Nier Automata che praticamente ci fu una sollevazione anche lì di massa popolare cinese per far localizzare il gioco nella loro lingua. Boicottarono il gioco finché non ci fu, insomma, la localizzazione.
Non so, i cinesi mi sembrano davvero un po' troppo rigidi certe volte, devo dire la verità. Forse sbagliamo noi, forse sbagliano loro. Io questa la verità non ce l'ha nessuno sicuramente. Però No, io ma comunque a me sembra davvero di vivere in un mondo assurdo dovrebbe quando vedo rimanere poi certe una cosa queste cose. politica loro e non scassare il cavolo a chi ha lavorato, perché sono a bandiera, non ha consultato nessuno. No, no, ma il bello è che sono le persone normali che si stanno riunendo su, appunto, su Steam, facendo recensioni negative al videogames. Cioè, non è Perché poi questione che il poverini videogames è sono bello o brutto, è questione che tu lo fai per una bandiera. Ma poi il Quindi tipo è stato. affossi un lavoro per una bandiera su un negozio del Ma poi i tipo. poverini sono stati invasi, non è. Cioè perché danno. Pure. Cioè alla Sicuramente fine con due ci sono loro che ammazziati sono andati a rompere a rompere le scatole. scatole, come si dice, ai tibetani. Ma Ragazzi, avete. purtroppo c'è per alcune cose c'è poca tolleranza, per altre troppa. Sì, ad esempio, vuoi fare qualcosa sul treno davanti a una ragazza, vuoi. Ragazzi, non so, aspetta, spiegala bene perché magari non la sanno, diciamo, Allora, visto che stiamo è parlando. uscito Non su c'entra qualche. Non nulla, c'entra nulla, giusto, questo è no? proprio 5 secondi breve, perché sul Però magari non giornale. tutti la sanno, io pensavo che era una notizia falsa, perché è No, no, talmente no, è uscito. assurda. Praticamente, una persona si Un stava uomo facendo delle autocose, diciamo così, su un treno davanti a una donna. davanti a una donna. Lei si sa perché se n'è risentita. Sciocca. Ha fatto la denuncia, e però quest'uomo è stato assolto dal giudice Sì, perché il giudice ha perché. detto siccome non c'erano presenti minorenni, non c'è reato. Però il problema è la bandiera del Tibet in Life is Strange, Joe Però Horowitz. ragazzi, quindi. Amici, detto questo, io non so che dirvi. Fateci sapere voi cosa ne pensate, Vediamo che se ci anche voi verrebbe siete da d'accordo, piangere. insomma, su questo boicottamento di questo videogames, o se vi sembra anche a voi una cosa un po', come dire, assurda. E niente, questo era il breve video di oggi per dirvi, insomma, questa cosa che a noi un po' ci ha stupito, siamo sinceri. E niente, dai, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!